Vi ringrazio. Servono ancora i cattolici in politica? No. I cattolici in politica sono inutili oggi. E chiariamoci. L'idea del cattolicesimo che si impegna in politica corrisponde allo scorso secolo, e cioè quando c'erano dei partiti, dei militanti, un legame strettissimo fra parrocchie, territorio, partito politico. C'erano persone che ci credevano fino in fondo e insieme ai pastori rappresentavano l'humus di un'Italia che c'è poco. Quello era il cattolicesimo, era la cultura cattolica. E faceva sì che poi i rappresentanti di quella cultura, laddove fossero eletti in Parlamento, erano costretti dentro quella cultura. Era un po' la cultura della maggioranza, era un po' la cultura con cui si aveva a che fare tutti i giorni. Assistevamo a una condivisione di quei valori a livello generale. E quindi non poteva farne meno il rappresentante eletto, anche se non ci credeva, anche se non ci credeva. Tant'è che l'adagio, quando si è passato da questo stato di cose al nuovo stato di cose, è stato quello di dire: ma tutto sommato è meglio uno che non ci crede ma che difende i nostri valori, rispetto a quello che è il punteggiare in famiglia, è perfetto con i figli, va tutte le domeniche a messa, ma poi non fa le battaglie di bandiera. Sbagliatissimo. Abbiamo affossato totalmente la cultura cattolica in questo modo. Totalmente. Perché che cosa è successo con questa impostazione? Che chi poi si è avuto a che fare con lacrime e sangue delle leggi, degli emendamenti, delle commissioni parlamentari, non ci credeva, non ci credeva, non ci credeva. E quindi nella sua fazione, a modo che sempre più si andava secolarizzando, il relativismo e tutti i canoni che non c'erano più, inevitabilmente se non c'è quella dentro, quell'energia, quella forza vitale che viene dalla comunione la domenica in chiesa, non ce la fai, soccombi, non hai l'intelligenza, non hai la creatività, non hai la capacità di trovare dentro quel testo la soluzione che deve essere condivisa da chi non crede. E allora oggi non serve questo tipo di cattolico in politica, non serve, è totalmente inutile. Abbiamo bisogno di credenti, credenti. Io stamani ero al convegno della World Medical Association insieme alla Pontificia Accademia per la Vita, dove il Papa ha mandato il messaggio sul tema dell'accanimento terapeutico, della proporzionalità. Hanno parlato tre, quattro esponenti delle grandi religioni, Islam, ovviamente la nostra religione cattolica, comunità ebraica, un ortodosso. Quello che veniva fuori era che erano persone che ci credevano nelle cose che dicevano, ma perché avevano dietro una vita nei loro sacramenti autentica, forte. E alla fine, nonostante delle divaricazioni su alcuni punti, tutti convergevano verso un comune sentire, verso quello che poi ha ben semplificato Papa Francesco in quel messaggio: oh, che pericidio se non ti bene. Non è un via libera al disegno di legge al Senato, perché siccome lei titoli dei telegiornali sembra che il padre Francesco ha avallato il disegno di legge che pende al Senato, ha detto esattamente il contrario, e cioè il disegno di legge che pende al Senato non è un disegno di legge sul fine vita. Non è vero che un disegno di legge sul fine vita, il Papa Francesco parlava del fine vita, di quel momento in cui l'accanimento assume la proporzionalità, assume una dimensione dove certo che la tensione personale, la percezione personale è una bussola di capire se quello è sopportabile o insopportabile il male. Ma il disegno di legge è pacifico che si occupa di consenso informato, di dichiarazioni anticipate di trattamento, a prescindere dal momento storico nel quale ci si trova. E quindi non è quello il disegno di legge, anzi quel disegno di legge dovrebbe essere emendato e inserire che la legge funziona purché ci si trovi nella situazione di fine vita. Quindi questo va subito chiarito, altrimenti ci troviamo davanti anche noi a un'assuefazione di titoli di telegiornali e magari di un mondo anche politico che domani mattina dirà: appoggiamo quella legge, votiamola perché l'ha detto anche il Papa. Chiusa parentesi. E allora oggi la mia impressione è che il credente cattolico, ma anche non cattolico, certo che è decisivo nella
rappresentazione politica che sarà dell'Italia nei prossimi anni. Perché forse è uno dei pochi che fa una scommessa, che poiché la vita non finisce qua sulla terra, perché questo è il succo dei credenti, significa che tutte le soluzioni che pone in essere, le pone in essere in un'ottica di valorizzazione della persona a 360 gradi, perché quella persona trovi il più possibile dei percorsi vicini al suo bene, che ritiene possa essere anche il bene un domani nell'eternità. Allora i credenti, così, poco importa che si faccia un partito, poco importa che si vada a riesumare le vecchie categorie del Novecento, poco importa, anzi ritengo fuorviante che si parli di cattolici e politici, perché diventa un alibi per alcuni, che è stato detto bene, un magnifico lettore della Sapienza, magari non lo sono fino in fondo, e però ammantati di una certa appartenenza, poi entrano in quel circuito che gli fa fare dei pasticci, perché poi quando si trovano davanti a un mondo, ripeto, secolarizzato, e lì ci vuole solo l'intelligenza, perché tanto tutte le leggi del Parlamento da ormai 30 anni a questa parte sono, come possiamo dire noi, leggi imperfette che quindi non corrisponderanno mai a un'etica cattolica, ed è bene che siano così, non è che ci sogniamo di dire che ci vorrebbe, però sappiamo anche che ci sono dei punti di non ritorno all'interno di quelle leggi, e trovare quei punti di non ritorno cosiddetti non negoziabili è complicatissimo, è difficilissimo, ci vuole veramente tanta tenacia e tanta anche forza del credente. Io ricordo, per 13 anni ho lavorato con una persona che era politica, che è stato capo dello Stato fino al 1999, e lui mi raccontava che ai tempi della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista negli anni 70 a un certo punto si incontravano le due delegazioni quando si discuteva delle leggi eticamente sensibili, allora il divorzio, l'aborto, e ci fu anche una proposta di alcuni della delegazione del Partito Comunista di mettere in trattativa un'eventuale entrata al governo con una di quelle leggi. E la delegazione cristiana rispose: non ci appartiene questo tema, non possiamo metterlo sul tavolo, fa parte della coscienza nostra che è di credenti, non ci potete chiedere questo, anche in senso positivo, cioè era un tema che non entrava nei trattati. Quanto è lontano quel tempo rispetto forse a questa approvazione al Senato del DDL sul mio testamento, che sembrerebbe essere invece legato a una tattica di consenso dentro il centro-sinistra. E quelli erano credenti autentici. Allora, la mia non è stata una risposta dissacrante, perché davvero all'interno del testo e degli autori ci sono veri credenti. Però è questo il profilo che mi piace sollevare in questa discussione, non tanto quello dei cattolici. Vi ringrazio.